Konnichiwa, benvenuti in un brevissimo unboxing che devo registrare adesso perché dentro c'è della roba che devo già vedere stasera, quindi non posso aspettare. Sicuramente magari avete già visto le foto della roba che c'è all'interno, però devo farlo adesso, l'unboxing. Ma partiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Qua si vede cosa c'è qua dentro? Si vede? Riuscite un po' a capire cosa c'è qua dentro? Boh, iniziamo, guardiamo cosa c'è all'interno. Le uscite del giorno 9 in 4K. Allora, andiamo qua, sentiamo cosa c'è qui. Primo pacchettan, The Last Duel, eccolo qui. The Last Duel, andiamolo ad aprire. Diamo un'occhiata al penultimo film di Ridley Scott, perché l'ultimo è The House of Gucci, che c'è in questi giorni al cinema. Diamo, sentite la plastica come si, ecco, potremmo fare l'ASMR, se tutta la plastica che si scartoccia. Allora, The Last Duel versione Amarei è già anche disponibile sul Disney Plus già dal 1 dicembre. A me fa girare un po' le palline non avere un po' di diritto sull'aver comprato il formato fisico. Mettimelo dopo un mese, dammi il piacere di aver speso 25 euro, godermelo per un mese l'esclusiva del disco e poi sbattermelo in streaming. Ma vabbè, io preferisco sempre la versione disco, nonostante non ci sia il Dolby Vision qui. Com'è dentro? Vabbè, i dischi, boh, basta. Dischi e basta. Diamo un'occhiata qui, com'era, come avevo già detto nel video delle uscite. DTS HD Master Audio 7.1 inglese nel Blu-ray, Dolby Digital Plus 7.1 per l'italiano nel Blu-ray, stessa lingua italiana, Dolby Digital Plus 7.1 nel 4K e Dolby Atmos in inglese. HDR10, manca il Dolby Vision dietro le quinte di The Last Duel come unico extra oltre al trailer. Io spero che sia bello lungo il documentario. Non ho ancora visto quanto è lungo il documentario. Spero sia tipo il documentario delle crociate, un bel documentario che ti spiega tutto. E il film non l'ho ancora visto e sono molto molto curioso di visionarlo. Poi, cosa abbiamo qui all'interno? Oh là là, eccolo qui, Arancia Meccanica. Però questo qui faremo un piccolo unboxing dedicato, brevissimo, così vediamo bene tutti gli aggeggini che ci sono all'interno. Dietro, come avevo detto, per il Blu-ray sono gli stessi dischi della Collector Edition che era uscita, con gli stessi documentari. Ci sono gli stessi documentari che avete già visto, e qua dentro niente di più, niente di meno. Qua dice nuovi documentari speciali, Grabowski Yevgorchko, il making of di Arancia Meccanica e Oh Lucky Malcolm. Io questi me li ricordo già nell'altro disco, potrei sbagliarmi, ma sono sicuro al 99% che sono già gli stessi extra già usciti in quel Blu-ray Collector Edition di Arancia Meccanica. Ma questo poi ce lo spacchettiamo per bene in un video dedicato. Poi cosa c'è qui? Eccolo qui, io lo aspettavo con ansia. Dune in 4K vuole abbagliare, dice Wired. Dune, lo sapete benissimo che a me della versione Steelbook non me ne frega niente. Questo film è sceso a, durante il Black Friday, 19-20 euro, quindi penso proprio che Amazon mi rimborserà dei 5-6 euro della prevendita. Questi gli extra, oltre un'ora di extra, ma l'avevo già detto nel video delle uscite, e cosa più importante, Dolby Atmos, sia per l'italiano che per l'inglese. C'è l'italiano, Dolby Vision anche, abbiamo la doppietta per l'italiano, sia Dolby Vision per il video e anche Dolby Atmos per l'audio italiano. Apriamolo qua, ma non penso che riservi alcuna sorpresa all'interno di questa cover. Vediamo un pochettino, ASMR, facciamo un po' di ASMR con la plastica e voilà, togliamo, a me sembra stampato, cioè guardate i colori, stampato bene secondo voi? Questa è stampata meglio, bah, vabbè, fissazione mia, guardiamo dietro, bah. Cioè, questo è in Dolby Vision, questa cover, e questa è in SDR. Sono due grading diversi della cover. All'interno i due dischi e basta. Ah, il formato video, sì, il formato video da 2... Dove cacchio è? 2.41, quindi non ci sono le scene in formato allargato IMAX. Non ci sono. Stessa edizione dello streaming. Neanche in streaming
ci sono. Ultimo pacchetti outs, buttiamolo via. Karate Kid, la 3 film correction. Oh, che bel pacchettino di Karate Kid. No, questo non facciamo un video a parte dell'unboxing. Stappiamo lo spumante adesso, facciamo finta che sia Capodanno. Stappiamolo adesso. Questo è sceso fino a 55, quindi io me lo sono accaparrato a 55, avendolo prenotato. Dietro, ah, no, il cartoncino che si stacca, ma perché mi mettete l'adesivo qua? Che io devo, oddio. E dai, ma mettetemi una puntina di colla, no? Oh, che carino, ma che carino. Molto carino. Pat Morita, rar formaggio. Eccolo qua, molto carino. Scusate, mi perdo nell'unboxing. Mettiamolo qua. Karate Kid 1, tutti questi hanno il Dolby Vision. Io ce l'ho già, questo è in vendita. Se volete il mio primo capitolo, ve lo vendo 10 euro spedito. Che non ha il Dolby Vision, quello vecchio. Qua ci sono delle scene eliminate in più nel 4K e scene eliminate ricordando The Karate Kid. Uno sguardo riflessivo, sì, questo è anche nuovo. Tutto il resto è vecchio nel Blu-ray. Italiano NDTS HD Master Audio, Atmos per l'inglese, Dolby Vision, che non c'era nell'altro disco 4K. Questi sono i dischi, quindi tocca vendere la vecchia edizione e rivedersi questa. Karate Kid 2, eccolo qua. Di extra c'è solo, ci sono solo le scene eliminate. Ma anche il commento, mi sembra che il commento c'era già, però forse c'è il commento nuovo, l'ho detto nel video delle uscite, non mi ricordo più, la mia fantastica memoria. Italiano in Dolby Digital, mentre nel Blu-ray, dov'è qua? Nel Blu-ray, dove cacchio è? DTS HD Master Audio l'italiano, vabbè, downgrade nel 4K, ma un nuovo remix Atmos per l'inglese, anche qui Dolby Vision, anche per il secondo capitolo. Questi sono i dischetti. Ci rivediamo Karate Kid e il terzo, eccola là, Dolby Vision anche per questo, italiano in Dolby Surround, era così anche nel Blu-ray, sì, era anche così nel Blu-ray, e remix Atmos anche per questo in inglese. Extra c'è solo il trailer, mi sembra, qui non l'hanno neanche scritto, non l'hanno neanche identificato il trailer come extra, però qua niente extra, solo il trailer. Ricomponiamo il cofanetto di Karate Kid. Oh ragazzi, è molto molto bellino, è molto molto bellino, mi piace, ho fatto bene, sì, ero indeciso se comprarlo o no, ma mi piace, anche se manca il quarto capitolo. Vabbè, manca il quarto capitolo e secondo me ci stava, il quarto capitolo ci stava. Voilà, questi sono gli acquisti che sono arrivati. Chiudiamo qui il video, faremo un piccolo unboxing su quello che c'è qua dentro Arancia Meccanica, proprio breve breve breve, non vi ruberà niente di tempo nella giornata. Stasera ci spariamo assolutamente Dune o Last Duel. Non lo so, sono molto indeciso, questo l'ho già visto, questo no, sono molto indeciso. Vabbè, chiudiamola qui, sayonara a tutti e bye bye.